L'obiettivo è tenere la guardia alta perché nessuno ha anticorpi sufficienti per evitare infiltrazioni malavitose, frodi, a maggior ragione in un momento storico come questo dove stiamo portando in città investimenti pubblici mai visti. Siamo arrivati a 1.700.000.000 di euro tra investimenti di ferrovie, demanio, comune e autostrade che ricadono nella nostra città. E questo protocollo che firmiamo con la Guardia di Finanza, la Procuratrice della Repubblica, è un modo preventivo per dire non ci provate neanche. Non ci provate neanche perché qua c'è un'amministrazione comunale integerrima e perché abbiamo una collaborazione con la Guardia di Finanza e la Procura che ci consente di prevenire il più possibile questi fenomeni. Ovviamente questo non è dato al 100%, però oggi siamo più forti per contrastare qualsiasi forma di illegalità. È importante ovviamente un presidio costante, importante, imponente, e la Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria, a me piace definirla a forte vocazione sociale, proprio per manifestare appunto la vicinanza verso il contribuente e l'imprenditore onesto e corretto, ovviamente sta ponendo in essere tutti i presidi possibili per fare in modo che queste risorse vadano destinate ovviamente per le cause nobili che prevede appunto l'Unione Europea, impedendo quindi e soprattutto prevenendo qualunque forma di frode o di malversazione. E noi siamo pronti, questo protocollo serve appunto ad aumentare il flusso di informazioni a nostra disposizione, ovviamente non è l'unico, noi disponiamo di banche dati anche abbastanza performanti, oltre 100 banche dati che vengono messe a sistema da un'unica dorsale informatica, e inoltre tutta l'attività informativa che svolgiamo quotidianamente con le nostre pattuglie, le varie attività di indagini di polizia giudiziaria ovviamente sono la testimonianza concreta dell'importanza che ci stiamo mettendo. Il mio ufficio è fondamentalmente anche un grande presidio di legalità, per cui partecipare a tutte le azioni che si possono mettere in campo per agevolare il buon fine delle iniziative governative dirette a dare una mano al Paese in una situazione economica come quella attuale, direi che è assolutamente prioritario.